Yeah. Mm -hmm. Sap Sapete cosa non è fatto? Il Gorchan non ha mai provato a cercare abitato. Che ricordatevi che nella vita c'è chi può e chi non può e io può perché perché mi sento in cuffia mi sento mi risento in cuffia no mi sento letto qualcuno è senza cuffia? 好了，啊。<Wow>. <c oughs> Ok. Oh, Intanto non... Oh. Buonasera e benvenuti alla prima puntata in podcast di La follia di Laga Alaskan. Un format di 1 2 3 nerd AK Wall con partecipanti Zeltul Tirdul, B Star T, Markusok. E cazzo ho dimenticato di cambiare il nome. E è un podcast e, e tanto io sento voi, ma la, voi non venite sentiti in live. Detto questo, perché siamo in podcast oggi? Perché ho deciso così. Possono farlo i grandi? Mettere un podcast a tema DD perché non lo possiamo fare anche noi? Tanto le nostre facce da cazzo le conoscete tutti quanti. Detto questo, facciamo entrare. Facciamo entrare i giocatori. Prego, siete entrati. Prova, okay. okay. prova, prova, prova. Entrati dove oh, provo. in culo. Oh no, <ride> è così buio e umido. No, io... Ah, tra meno c'è vento ah oh, non è vento che mira male. è tempesta <ride> gli occhi da, da elfo vedono che il muro si sta avvicinando sono cose strane oh no quel muro in realtà è un mimic oh no magari cioè, almeno ci evitiamo di stare nel culo no eh, speravi fosse un mimic in realtà è semplicemente merda però, dai, la oh, somma parte. Uh, no. eh, uh, cosa parte? Che dire? Buon salve, bentornati. Come sentite ho ancora la tosse da fare schifo. Sono ancora sotto quelli che si chiamano medicinali vari. Sì, sono sotto medicinali vari. È una categoria di medicinale che va da vario al vario al vario ma no, no aspetta detto questo piccolo riassuntino che dovrebbe ricordarsi solo il master visto che i giocatori stavano disquisendo offline ma quello l'abbiamo visto quello non l'abbiamo visto quindi che cosa abbiamo visto in questi episodi precedenti si è scoperta la verità su quello che è il patrono di rask alias Drachenfacker o oh, Scopadraghi in ignis che dir si voglia e che altro dire ha mentito il suo patrono ha mentito e lui ne è rimasto particolarmente scocciato ma tu avevi detto che la storia la scrivono i vincitori è questo il, il, il succo del discorso e si è anche scoperto che Oh dio mio, scusate, ok. E si è anche scoperto che la... <coughs> le famiglie che compongono infine la famiglia di Rask, in realtà, si sono distaccate completamente da quello che era il modo di vedere degli enclavi. Quali enclavi? Andate a ritrovarvi tutti i video su YouTube. Così porca troia. Mi salgono le visualizzazioni, iscrivetevi al canale, lasciate un commento e ovviamente potrete recuperare tutte piano piano. Sì, Attualmente sì, è soltanto. attivate la, la campanellina, oh, sì, vabbè, attivate la campanellina, che tanto esce un video a o ogni mezzanotte esce un video, uh, la campanellina. Mi stavo dimenticando, è vero. E poi, ovviamente, anche qua su Twitch e altrove e su Telegram. No, sul gruppo Telegram. Sì, c'è il gruppo Telegram della Fenice. Se partono i commenti in live si potrà vedere finalmente qualcosa. Eh, ci saranno i link. Comunque tutto in descrizione qua nel canale. Trovate tutti i link a vostra disposizione. <coughs> e detto okay, questo... E uh, uh, detto questo, un attimo, piccoli problemi tecnici. Amo, togli l'audio! Sono a rischio ban! La parola collattone non funziona su Twitch. Eh, senti? I sì, quei eh, per lui o per noi? Entende. Eh, quelli allora, per eh... lui sono Eh. eh rieccomi, Scusate. Eh, piccoli, piccole cose ho. Dove i felini? No, stavolta non era un problema felino. Era un audio che qualcuno si è dimenticato di far partire a un volume un po' più basso. Quello che vi ho girato su Telegram, insomma. Ah, hai detto Felini figaro per un attimo ho capito Piedini eh. insomma ero eh, il... lì insomma è partito l'audio di quel video che ho girato su Telegram se non sapete che cos'è eh, in descrizione il gruppo Telegram della Fenice. e da Treviso è tutto mm. a proposito Vranta mm. cosa ne pensi di quel video? Hai girato un altro video No, eh, su Telegram ho, ho postato un video. Cazzo, io pensavo fosse una gif. No, no, è un video. Non è, un recinto, perché è lo stesso. Tipo che può vedere <ride> e si ricicla. Eh, un no, secondo. È, è, è un'intervista. Ok, eh, mentre il nostro generale si allontana a vedere, io continuo <ride> a raccontare quella che è la, la, la eh, il riassunto delle puntate precedenti. Ora vi state chiedendo perché cazzo. delle puntate prese prima. Perché hai messo cringe? Perché semplicemente stavo facendo un discorso serio e niente, è partito il, il cazzo più totale, la cazzimma assoluta e, e, e vi tiro un dado giusto perché... Non ho neanche guardato il risultato, era giusto tirare il dado. Detto questo, ah sì, la, si è scoperto che la famiglia del nostro caro Rask... Le famiglie che hanno composto poi quello che è la famiglia di, da quale discende Rask si sono distaccate dal pensiero degli enclavi. Quale pensiero? Sostanzialmente è un pensiero di distruzione e perché non usare il potere che ho per fare del male? Ed esatto, come sta dicendo il nostro caro Roby, non sono causati dalle palle di fuoco, ma dai giramenti di palle. Beh, da qualche, da qualche cosa del genere doveva essere nato quell'incantesimo comunque. Cioè, che per quanto ne sappiamo in realtà l'incantesimo è stato eseguito correttamente, solo che non nel modo in cui viene descritto. Era quello che comunque eh, esatto. mi ha fatto intuire il patrono. Secondo me è il sindaco di Treviso che ha sbagliato la formula. Oh no! <ride> Sì, anche perché, anche perché nella prima parte togli anche l'altro altro genere di divertimenti. Ma va? Cioè, dai, uh. ok, posso capire quella. Eh, la tua visione estremamente occlusa nel, del mondo e il tuo cervello che è grande quanto quello di una nocciolina, ma togliere anche. Le, 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 le giovani donzelle da intrattenimento mi sembra eccessivo Marco usato, costui. Mm. Ti ricordo che ha la bandiera del Regno d'Italia precedente alla fine della seconda guerra mondiale nell'ufficio. Sì, lo so, <ride> ok. Quindi non penso che sia più che sufficiente come risposta <coughs> sempre meglio. La bandiera del Regno d'Italia che il, bron il, bron il, il bronzo di Bento eh, più o meno è tra e senza offesa. è meglio il regno d'Italia, Italia La GL detto questo, uh, dove li abbiamo abbandonati l'ultima volta all'entrata dell'enclave. Dove, dopo aver aperto, in realtà no, il portone. No, non ha aperto perché non c'era. O oh, c'era e non mi ricordo io che cazzo avevo detto quella volta. C'era. Mi hanno perso un sacco di tempo a cercare di capire come aprirlo perché non c'era la scritta. Ah, ok, vabbè. Non c'era scritto né tirare né spingere. Pure la scritta c'era, noi eravamo e non l'abbiamo saputa trovare. Eh, siamo arrivati dentro a questo salone che come unica cosa che ha di importante è uno splendido rosone, rosone alla giusto per farvi darvi quella che è un'idea alla Notre Dame de Paris. Oh, forte. mei uni. Però più grosso, più colorato e più bello. Ovviamente più bello è una parola paragonica... di più grosso, e eh? In mezzo eh, oh, qualcos'altro perché hai la testa bacata eh, è ovviamente, con, ovviamente con più bello è, è una parola più bello è una parola unica con più bello con 3 b altrimenti non è giusto b -b 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 bello bene altrimenti altri venti ah, a quanto pare, se voi volete iniziare a fare dei tiri così a straminchiam. Beh, siamo dentro. No, così, giusto il solito tiro di Beneaugurio, sa cazzo, cazzate varie. Assolutamente. Chi faccio? Io lo faccio, Ho fatto Rask e Marcus con entrambi i tiri oltre la media del dado. Comunque, vediamo io che sono quello sfigato E le pareva hai, scarica hai scaricato un critico inverso All'inizio Cosa? Ah, ah ovviamente sì, il... Ah perché ha fatto Whisper ok Ovviamente Anche se lui ha fatto Whisper Il master lo vede Il master lo vede Ma voi in live no in live continuate a vedere quella che è la mappa. Le facce che sono presenti quando Ma si gioca di si che cazzo combina le facce che, dei giocatori come il bellissimo Zeltur, il bellissimo Marcus Drakenfacker, e la faccia di una persona che non si vede, perché non si vede la ciao, faccia. Cioè c'è l'Elmo. E poi c'è Palpatine uh, nei, 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 nei panni del Master. Perché? Perché è giusto così. E poi ci ho fatto caso solo adesso che effettivamente il Palpatine di turno ha gli occhi strabici. Esatto. <ride> per evitare problemi di copyright. <ride> A parte quello, ma... Vabbè che comunque dietro c'è l'occhio di Sauron, quindi il copyright tecnicamente c'è, ma non c'è. Però lasciamo stare. No, è un'immagine completamente diversa dall'originale con un nuovo significato, dunque fair use. Mi sembra giusto. Prego, giudice, vada, vada. Ed, oh, ed è per questo che eh, 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 la panina ha detto, entra, che è calda. Ed è per questo, signor Giudice, che oggi sono qui. E intanto vi dico che ho dovuto abbandonare le cuffie perché mi hanno detto merda. Uh, vabbè se avessi... eh, Prima ovviamente ehm, Si tiene Si fa una bella wall of shame E poi si banna alla fine della live Perché, perché Il dissing uh, il fa content E comunque okay. Piccola questione Non so perché mi ha tirato in, in GM, non, non ho idea Vabbè detto questo... Hai sentito come ha urlato mi parere Detto questo, io apro le mie patatine. Terzi. Sì, prendo una patatina. E me la mangio. E me la mangio. Il mio cuore! Chi non capisce questa citazione pregato di recuperare. Tempo zero. Chi non capisce questa citazione verrà picchiato selvaggiamente a fine live. No, chi non capisce questa citazione o si fa una sua bella scarica di cultura nerd oh, 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 oppure farà la stessa fine del protagonista. Eh, mio coso è ovvio che non va più bene. Sì. Detto questo, siete no? lì dove c'è questo splendido rosone che è l'unica fonte di luce oltre al portone e di fronte a voi quello che diventa sempre più scuro il portone è aperto siamo già dentro si sì? infatti l'unica fonte di luce è arriva dalle vostre spalle da rosone poi altri... e poi davanti solo buio e non vediamo niente chi ha scurovisione quindi tu vedi Star dovrebbe vedere io e Marcus non vediamo niente usa il famoso bastone luminoso e ci vediamo tutti ok un enorme corridoio mm. ho oh, un brutto presentimento il tetto cioè il soffitto scusate è di quelli a volta ok classici di un di uno stile gotico vabbè mm. è un corridoio cioè della stessa lunghezza e no, della stessa larghezza dell'entrata dell o più stretto cioè oh, ovviamente ci sono delle colonne mm, che stringono l'entrata e poi incanalano tutto dritte <susurrisa> Eh, ho capito però scrivilo anche su... Su, su Twitch, almeno tutti sanno il perché Star in questo momento non parla. Vabbè, intanto faccio io l'annuncio, semplicemente ha problemi fuori casa con gente che urla a caso perché sì e quindi ho un attimo votato. Eh, volevo farlo dirlo a lui, vabbè. Eh, niente, il corridoio è lungo. Mm, sulle pareti Non riuscite a vedere niente Di arte o affine Perché è tutto coperto di muschio Tranne il pavimento mm. Ha una piccola okay, passatoia tutto centrale muschio Tranne il pavimento Che ha una piccola passatoia centrale Dove camminate voi Per il resto La passatoia sarà larga una sessantina di centimetri Per il resto da Dopo quella passatoia centrale In su è tutto muschio, tutto verde. Mm, Ci sono tracce sulla passatoia particolari, nel senso, segni no. di elementi, niente. N n neanche la polvere. No, neanche la polvere. E eh. la cosa, però, che ti fa strano è che c'è un forte odore di, mu di muschio e umidità. Infatti cioè, non c'è polvere, era un posto chiuso e non c'è il muschio che cresce qui. A meno che al di là di questo pavimento, cioè ehm, fuori dal, da quella centrale, c'è muschio che cresce ai bordi di questa cosa, giusto? Sì. Mm. Metto una mano sul pavimento è di qualche temperatura diversa no ma la temperatura è uguale cioè, nel senso è caldo e freddo e come ti aspetti freddo niente polvere niente polvere hmm. qualcosa non va al tour Beh, spiegami tu perché un corridoio di un posto rimaso, rimasto isolato, al chiuso per centinaia di anni, è immacolato, senza nemmeno la polvere col muschio che cresce tutto intorno. Non lo so, qualche incantesimo che magari ha qualche rimasuglio? Anche perché, hai visto tu stesso nel venire qua, alcuni incantesimi sono rimasti... Sì, ok. Quasi completamente andati hanno ancora delle tracce il dubbio e violenza. Eh, quindi casto un dardo di fuoco sul, sulla passerella. Che una volta che impatta, lascia mm -hmm. la classica macchia nera di bruciato, ok. A certo. quanto pare non è quello. c'è qualcosa in questa stanza attorno a me in profondità meno sopra il soffitto uh, più avanti solo buio e per quelli che sembrerebbero essere almeno un centinaio di metri ai lati solo muschio soffitto muschio strano beh, ammetto che una cosa del genere non l'ho mai vista non mi piace non mi ispira mm. beh neanche a me no, ormai siamo arrivati qua secondo me c'è qualcosa che ci sta sfuggendo dardo di fuoco sul muschio così giusto per vedere la reazione ovviamente si sbrucciacchia un attimino la parte più secca la parte ovviamente mm. quella bella umida Aumenta soltanto un pochino l'odore di muschio nel, nell'aria, ma leggermente affumicato. Classico comportamento del muschio bagnato. Domanda. Oltre al muschio, ci sono altri tipi di vegetazione all'interno delle conclave o solo muschio? Muschi e licheni. Ok. Uh... No, ok, non penso sia opera sua. Uh... Non importa, ok. Uh... Facciamo così, avanziamo cautamente. Marcus puoi fare quel trucchetto con le lucine che ci stanno attorno? Certo. con le dita, attivo le luci danzanti e metto le luci tutto intorno a loro. In... Ah no, importa. Eh, fammi capire, non ci sono scrivanie, sedie, tavoli, niente. È un corridoio. Che va avanti 100 metri nel vuoto. Un centinaio di metri in quello che è attualmente a vista sembra il vuoto. Vuoi dare uno sguardo, Rask? Uh, sì. Facciamo una cosa molto più semplice. Sprego le mani uh, e poi lancio l'incantesimo Individuazione del magico tu e sei Lo uso magico. come incantesimo Non come rituale Tu sei magico Marcus ha magia Ovviamente Zeltur magico Tutti quelli che hanno oggetti magici Li vedi magici Ovviamente okay, è tutto quarto nella zona del vuoto Diciamo Contando che hai un'area una, un ridotta di 10 metri di vista, uh, da lì avanti non vedi niente. Ok, uh, dico a Marcus di lanciare una delle sue luci danzanti verso il corridoio nella parte più buia. Lo faccio? Sì, ma è 10 metri da te che percepisci la magia, quindi mm -hmm. ti devi muovere. Ah, ok, no, pensavo fosse la... per una questione di luce. Sì, no. vedi la luce che va avanti e senti, la, e, e senti il potere magico della luce che va avanti. Semplice. Sai di che cosa è fatta quella luce? Quello che voglio capire. Se la distanza non ha magia, andiamo avanti un curioso caso naturale. Eh, molto bizzarro, devo dire. Non importa, Mi sembra che non ci sia nulla di strano, muoviamoci. Per cercare di chiudere questa storia una volta per tutte, continuate a camminare in questo lungo corridoio. Ad un certo punto, però, il corridoio non sembra più essere molto integro. Cominciano a esserci per terra pezzi di, di muro, pezzi di soffitto, spiragli di luce che entrano. E quello che vedete è desolazione e muschio. Ok, desolazione e muschio, però il pavimento sempre, diciamo, pulito. Nelle stesse identiche condizioni, una passatoia di 60 cm perfettamente pulita. Anche i detriti che sono caduti da sopra? Ecco, i detriti che invece sono caduti da sopra sono lì. Cioè, magari c'è qualche sassolino che entra sulla passatoia. E eh, ok, c'è il muschio anche su quelli? Sì, perché è caduto dall'alto, lo, lo puoi dedurre facilmente. Se il muschio arriva da un agente esterno, rimane sull'agente esterno. Sì, no, è per stabilire se è crollato prima o dopo. cioè, temporalmente, eh, che se fosse crollato, eh, dovresti fare un esame sul muschio per saperlo, perché potrebbe esserci una spora caduta sul muschio, che poi è diventata effettivamente l'infiorescenza di un muschio, o. Sì, se tutta la già del... Vito, ma se tutta la passarella è integra dopo tutti questi anni, se il soffitto che io trovo i detriti in quel posto lì, c'è il muschio, vuol dire che è successo dopo la caduta o in un istante recente al punto da avere una quantità di muschio sufficiente da essere visibile e non all'inizio. No, no, è, come ti ho detto, o la, il muschio era già presente o, è, o si è depositato subito prima della caduta. Quindi sì, il pezzo di, di sasso, il detrito che vedi, ha il muschio perché o spora o già bello che piantina, il muschio era presente. Ok, um, i detriti rendono impraticabile il tunnel? No, sono qualche sassolino, ma che vada dei sassetti da mezzo chilo che prendi e se proprio proprio li scalci via. Ok. Mm. Beh, al diavolo, andiamo avanti. No. Andiamo, c'è qualcosa che non mi torna, però va bene. L'unico rumore che sentite è il vento che passa dai... Dalle rotture del soffitto del muro. Mm. Mm. Ok, che passa da alcune fessure qua e là immagino non tipo soffitto aperto la fessura del soffitto la fessura del muro ogni tanto passate di fianco e vi arriva del vento in faccia mm. allora quando siamo un po' distanti dalla fessura di sopra mm -hmm. eh, vorrei accendere una torcia per vedere se, se la fiamma Punta da qualche parte. Cioè, se c'è un flusso d'aria, la, la fiamma dovrebbe seguirlo. Sì. Ok, più Lo verso l'interno. È verso l'interno, perché ovviamente adesso avete aperto una grossa corrente d'aria. Ok. Dai piccoli. Quindi... Dai piccoli. dai piccoli fori viene risucchiata aria verso l'ingresso. Ok, quindi c'è almeno un'uscita, non si sa quanto grande. No, sapete anche quanto è grande l'uscita? Ci siete entrati. Sì, no, dico c'è un altro punto dove passare, un, un altro ingresso barra uscita, piccolo o grande che sia, non si sa quanto. Bene. Continuate la vostra camminata e giungete alla parte più rovinata del, <coughs> del corridoio. Qui il crollo è più grande. Mm. C'è effettivamente mezzo soffitto crollato. Anche lì i detriti si sono sparsi per tutto il pavimento ecco se volete camminarci sopra dovete stare un po' attenti perché come, come precedentemente i detriti sono coperti di muschio ok, okay. non ci sono state porte o, st o altre cose finora no mm. 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 mi avvicino a, il, al muro di destra per dire prima del crollo lì e cerco con um, un coltellino o una... cos'è che è? Una spada corta. Di raschiare il muschio per vedere se sotto c'è qualche effigie o qualche cosa. Hmm. C'è qualcosa che non torna, questo muschio è strano. Quale muschio, muschio? Perché è proprio questa passerella? Aspetta. Il, il muschio non è strano, il muschio, come ti potrà dire anche adesso Zeltur, è muschio. Fammi un D20. Io? Sì. Allora. Ok. 19. Ovviamente è, è un tiro contrapposto. Ehi. Che ho già fatto. Eh, togli quello che è circa mezzo metro quadrato di muschio ok una bella mattonella mm. insomma esatto 25x25 eh, 25. <ride> ok c'è qualche cosa qualche figlio basso uh, rilievo basso rilievo no mm. però quello che c'è è, è... Mm. quello che potrà anche poi Identificare Rask E Non lo identificate anche voi Giusto perché eh, A rigor di logica Sembrerebbe essere Avete logo. visto dall'argenteria No, non è quello della tua famiglia È quello Delle enclave mm. Solo lo stemma Una ripetizione eh, Non ne vedi uno solo Sono diverse ripetizioni come okay, se fossero anche... messe A circa 5 cm di distanza Delle, delle riproduzioni Del, del logo dell'enclave Di 5x5 Cioè carta da parati Con il logo dell'enclave no, Più o no, meno no. In basso rilievo cioè per dire, In basso rilievo. Sì. Anche dall'altra parte Sull'altra sponda Della mm, immagino, Sì e okay. visto che hai fatto un buon tiro rispetto al mio, ti posso dire che anche nella parte centrale del soffitto, perché essendo crollata riesci a dedurre che quella è la parte centrale dove c'è la parte più alta, tutta la parte centrale del soffitto sembra essere fatta con la stessa fantasia. Ah, il pezzo di uh, il muschio che hai tolto è a circa l'altezza... Di una persona standard quindi all'occhio di 1,60 m, 1,70 m. Ecco. Ok, quindi chiunque camminava in quelle zone aveva sempre all'altezza dell'occhio il simbolo dell'enclave. Che era Aspetta, come per ma è dirti... una ripetizione solo a destra e a sinistra destra, o anche una ripetizione soffitto. in alto e in basso? Destra, destra, sinistra, soffitto. No, ok, non mi sono espresso io bene. Eh, sulla colonna. No, 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 soltanto la riga orizzontale. Ok. Uh, ok, questo è il simbolo dell'enclave, a quell'altezza c'è lì. No, non può essere, ok. Decorazione. Sì, semplice decorazione alla fine. Pensavo che magari fosse un qualche tipo di runa antica. Ah, beh, no, questo... n... a proposito, sa... io sono n... cavaliere delle vi... rune. Dai, vai. Cioè, nel senso, mi dice qualcosa sta cosa? Sì, l'unica cosa che ti riesce da dire, questa cosa è: minchia, quanto dovevano farti pesare che sei nel loro territorio. <ride> Opulenti. Uh, uno dei tanti difetti. Manco fossero elfi. Mm. Eh. Cioè, è che gli elfi. Mh, ok, se sei un, un elfo nobile, ostenti il tuo sì, essere. È. Questo è oltre. molto oltre allora faccio il fartelo pesare ok ok andiamo più uh... avanti vediamo cosa c'è il yes. che a terra ci sono tutti questi detriti stando attenti nel caso proviamo ad andare oltre o a spostarli Dobbiamo farti qualche tiro o qualcosa no, basta essere cauti nel muoversi, non ci sono problemi. Anche perché, come ho detto, ma c'è il muschio. Quindi, volendo, se non state particolarmente attenti, potreste scivolare. Va bene, dobbiamo fare acrobazia o altre cose. No, niente. Ho detto che stiamo attenti, superiamo fine e allora verso, verso l'oltre detrito. Si, sì. andando proprio al centro: centro. Sì vabbè, saltellando qua e là come allegri, allegri coniglietti per evitare di mettere propriamente il piede sul, sul muschio più muschioso e quando proprio è inevitabile. Aspetta, fermiamoci, muoviamoci più lentamente, diamoci una mano, null'altro, facciamo tipo ponticello per darci una stabilità maggiore. Passiamo il. Rieccomi. Buonasera. Riecchite. Continuate Sempre il vostro cammino, passando da questa parte, tornando in quello che torna a essere buio perché non ci sono più parti crollate. E' arrivato. Ovviamente fronte... non è buio perché facciamo la trucchetta delle luci sì, danzanti. Però più è per buone, dirvi. È, è per, dire, è per dire che non siete più nella no, situazione di fuori. prima dove passava della luce. Mo', dopo che ve la siete, oh. vi siete fatti altri 60 metri in avanti, la luce è dietro di voi e basta. E siete di fronte a una porta singola. Sembra. Okay. In, Porto, questo, no? in che stato è e sì, è coperta di muschio okay. che condizioni è la serratura cioè tutto arrugginito coperto di muschio è tutto coperto di muschio non riuscite a vedere le condizioni sotto uh, vi lascio un attimo da soli in uh... Ponderare una soluzione a ponderare. Eh, discutete liberamente in, la, in live. Io vi abbandono un attimo, okay, okay. Beh, ok? È una porta. La butterò giù con un calcio. Eh, però c'è il muschio che li fa grattutirla. È quello il punto. Eh? Che la porta è coperta di muschio, eh, vabbè, Non so, o proviamo a buttarla giù come dice, così. Se no, boh. Vediamo se posso lanciare qualche incantesimo che non faccia andare tutto a farsi benedire. Insomma, puoi fare un, un senso. Eh, Eldridge Blast, eh. Eldridge Blast, davvero? Eh, tecnicamente vuoi. ce l'ho e eh, funziona. Bene, aspettiamo il buon master allora. Aspetta, se no posso usare tomaturgia. Posso fare in modo che una fine... una porta e una finestra non chiusa a chiave si sì, spalanchino? Aspetta, ah. eh, mm -mm. perché la tomaturgia? Mm? Eh, non è una pessimità anche quello nel caso. Però io comunque sono. Diciamo, confuso ancora dal fatto che. Ok, muschio ovunque, tranne in questa passerella. Che te devo dire? Sarà di un materiale dove lo muschio non attacca? Non lo so. è pietra. E buonasera. E buonasera. Quello è il punto. Ciao, sì. pietra schizzinosa, non lo so. Non sono un, un tagliapietre. E non sei neanche un nano. Appunto, soprattutto. Eh, rivoltiamoci: non sei un nano tra tutti, non sei un nano. Sì, ho capito, grazie. Non, non sei un nano e sei un cazzo di. Uh, contabile. All'altro. Sì, che ha fatto ricco questo party, ma lasciamo perdere. Ricco? No, no, ricca sarà ricco. No dai, siete soltanto proprietari di... <coughs> non fatemi parlare. Esatto. Tanta roba. <ride> Tant diciamo <ride> solo dirlo. tanta roba. Comunque dicevo, per aprire la porta, io potrei usare la muturgia per farla... se non è chiusa la chiave, per farla aprire di colpo. E... Beh, potrebbe funzionare... E... Manco per il cazzo. Ok. Quanto per il cazzo? Usa Hai, Hai usato... Questo. Hai usato il tuo incantesimo gratuito, ma anche per il cazzo. Vuol dire che hai chiuso la chiave? No. Nel senso che no, non giusto, va. La, la magia, la magia mm. non funziona qui. No, nel senso che non riesci ad aprire la porta. Ah, vabbè. Prendi allora... tiro un Eldritch Blast alla porta. Mm -hmm. e... C'è l'alternativa di bravi... farla esplodere o sfondarla, davvero? E Bravissimo, hai... Tolto del muschio. Cosa vedete, il... che Ra... vedete che Rask continua a lanciare il Dritch Blast uno dietro l'altro. E... Cosa... e lo fa ma di nervoso proprio. Ma che non l'avete mai visto così incazzato. Dopo circa due minuti che lancia il Dritch Blast... Avendo un fiatone della madonna visto che non ha la benché minima resistenza. E a fini stremato si siede al suolo sacramentando in qualche linea strana, in lingua strana e la porta è completamente priva di muschio. È una porta in Io ferro. Ad in di che in materiale ferro, è la porta? In ferro e legno. Ok. La, la serratura in che condizioni è? Eh, diciamo che eh, eh, non si è potuto aprire la porta non tanto mm. perché eh, la serratura fosse chiusa, perché il chiavistello, perché era una di quelle a vecchio stile col chiavistello okay. a, a tirata, è tutto tirato a sinistra. Ma okay. a quanto pare la porta è letteralmente incastrata nella. Mm. In quello che è. E prendo... prendo un giavellotto in ferro che ho, faccio leva su un bordo e cerco di aprirlo. Io, in quel momento, lo guardo, gli passo direttamente il piede di porco e. Tieni oh, e di pure con vantaggio. Esatto, quello che stavo per dirti Prova di forza con vantaggio Beh. Beh. Eh, no, è più salvezza Vabbè, cavi Cava 5 Quindi è 21 e 19 E non ho proficiency Sì, lo so eh, Quello che Vedi è che Uh, sì Un po' di sforzo lo hai fatto Però la sporta sembra molto spessa E Tutta Incastrata all'interno del oh, non mi vengono in giù Sì insomma fatto... nel, nel contorno Ok ho fatto abbastanza spazio Per vedere con, con, gli oc con un occhio Insomma una fessura o, o qualcosa? No. Mm, no, Star capisci che puoi capire che la porta è più spessa di 20 cm. Ok. Prego. Eh, posso vedere i cardini, giusto? Tipo della, della porta? No, o... no. Okay. Sono no, parte. perché avevo pensato in caso di. Cioè, avevo pensato magari di smontarli con i miei attrezzi. Beh. Se i cardini non sono visibili. allora eh. si apre. Si apre da... verso sì, l'interno. Dall'altra parte. quindi. quindi. fino a adesso, a adesso cosa abbiamo fatto? Abbiamo tirato o abbiamo spinto? ho cercato di far leva perché. pensavo si aprisse verso di me, invece si apre verso l'interno della stanza. Quindi. Ok, allora lo aiuto a spingere la porta. Magari in due ciaddoni che siamo, riusciamo a fare qualcosa. Eh, mi posso spiace. Dire, io posso eh... Aiutare io. Mi spiace, ma ti vorrei ricordare che l'elfo non è per un cazzo, Chad. Così, eh, devo, devo veramente chiedere al mago. <ride> sì, ma chiedi a me. Io posso suonare l'elfo. Si alza e letteralmente ti sfonta la porta dall'incazzatura. Quello è il problema. Poi eh, sì, come no. Uh -huh. Ti piacerebbe. Questo è, quel, eh. è il bellissimo film mentale che ti sei fatto nella testa. In realtà... Ma oh no, neanche. Usato. In realtà hai usato talmente tanto Eldritch Blast in così tanto poco tempo che... Sei ancora stanchino. Però ovviamente ce la puoi fare. infatti tiro un sospiro e faccio per uh, spingere ovviamente eh, visto che si sta rialzando in piedi sentite un eeeh opla no dai non sono così <ride> vecchio dai e il problema non è, non è, è ora. Il, problema, il problema non è l'età eh, eh, è che ti scopri death by snoo in quel momento penso dove c'è Harry in questo caso comunque dicevo se volete posso provare anche a fare io dato che le mie prove di forza diventano tutte prove di destrezza no okay. no vai con, uh, con le prove di forza brutte al momento tutti? tutti quelli che spingono? diciamo che uh, è impossibile fare il fallimento critico se spingete in tre una domanda forza quindi, pura o atletica? Forza pura, quindi chi è che vuole fare il tiro? Il tiro. l'ho l'ha fatto, io l'ho fatto. E eh, andiamo, Cazzo devo sì, dire. però sono tutti, sono tutti con vantaggio perché vi state aiutando a vicenda. Ok, ah. ok, mi arriverà un altro ma ripeto primo. io quindi devo contare forza o destrezza dato che forza forza no, non ci, sono, non sono non forza ci stai a spingere la porta con loro ok a meno che non ti vuoi mettere in inchianato in basso ok ecco puoi farlo, farlo anche tu puoi farlo anche tu su destrezza perché ovviamente devi essere abbastanza abile per uh... Scansarti tra le... le braccia degli altri Eh vabbè proviamo sull'estrezza. E speriamo in Dio Anzi speriamo in Mark mm, Spera nel dado I eh... just believe in Aaron Jesus mm. Sì che sto aspettando che tiri Ecco è un seguito ah, vabbè il punto è, quello, è sempre quello il più 3 è quello perché lui ha profili in in destrezza eh. quindi eh. Parli, eh. se il mio, la mia classe da monaco mi fa fare le cose di forza in destrezza <ride> le cose di destrezza in destrezza allora Mm. lo faccio fate... sì 40 sì non preoccupare ho, ho già preso i miei i miei i miei calcoli mm. ehm... al primo colpo tutti e quattro non riuscite a smuoverla di un mezzo millimetro però Uh, insistendo, non vi date per vinti e non vi fermate subito al primo tentativo fallito. Continuate, continuate, continuate 5, 6, 7 volte. Dopo la nona volta che provate a spingere, la porta inizia piano piano a spostarsi galvanizzati da questa cosa. Uh, date ancora qualche colpetto. Mm, il vostro notate che il paladino uh, spostandosi a destra a sinistra in base a uh, diverse cose, riesce a darvi un supporto ulteriore dopo circa un 5 minuti abbondanti, riuscite ad aprire la porta. Mm, non in uh, Completa tranquillità, avete tutti un po' un bel fiatone e hey, situazione dietro la porta. E un attimo state tutti con le braccia sulle ginocchia a riprendere fiato. è fatto. Ah, Ok, giusto qualche secondo. E poi potete alzarvi. La situazione dietro la porta è una, una cosa molto molto semplice. È buio. E soltanto i due dotati di scurovisione possono vedere. Ragazzi, eh. io non vedo una cippa. <ride> no. E que quello che vedete? Mm, ovviamente, ma perché il bastone non è più illuminato? E perché eh, le luci non ci sono più? Eravate un fare... Era... no, eravate concentrati a fare altro. Avete perso una fraccata di tempo. Uh, il bastone lo hai spento perché lo hai messo via. Quindi, non hai pensato alla storia del. Uh, e ma cazzo, potevo tenerlo acceso e appoggiarlo E le luci danzanti. Sì, eh... Riaccendo, riaccendo la torcia di prima va posto io ottimo pure vabbè comunque facendo Beh, io farci, fare fa facendo il, il, il solito tutto quello che, che fate di solito riuscite a notare cosa c'è all'interno siete arrivati in quella che è la stanza finale Sostanzialmente eh, buio, questo sì, perché dopo tutto l'oscurità la fa da padrona, sopravvisto che è tutto perfettamente integro ancora. E quello che vedete sembra essere una sorta di sala del trono. C'è eh, c'è muschio qua, anche qui no perché non c'è stata la minima quantità di luce per poterlo fare mm. in parte funzionare e no ci non ci sono neanche... di... non ci sono neanche funghi strani mm -hmm. funghi no, non c'è niente quello che vedete è semplicemente una sala del trono vecchia uh -huh. sporca perché ovviamente qui la sporcizia c'è tranne per quella che è sul lato destro poco vicino alla porta una parte completamente pulita uh -huh. Quello che notate da questa striscia completamente pulita è che cala dal soffitto, cioè dalla parte dove poggerebbe il tetto sul, sul muro, dal sì. soffitto passa sotto la porta e poi esce perfettamente in, nella, nella striscia centrale. No, 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 aspetta, N non è possibile. Cioè, fammi capire, cioè, in... cioè sull'architrave di sta struttura, tutta, che è tutta pessima e sporca, c'è una bella strisciata pulita. Ok, che va verso il lato destro della stanza, scende giù per quel muro e si connette alla passerella centrale. Esatto. Ma che cazzo. Qualcuno ah. sembra che abbia voluto prendere solamente questo punto. Mm, già. Qu questo è strano. Non ho mai visto nulla di simile. Nel frattempo, visto che vi ricordo che la situazione meteo fa abbastanza schifo. Sentite provenire da fuori dei fulmini e, e dei suoni Dei suoni da tuono Capite che ci sono i fulmini Perché Forse Uno Un bel fulminazzo è caduto non molto distante da voi Sentendo Gli scossoni che sono stati causati Per gli dei Ci mancava solo questo Beh, esaminiamo un po' il posto. Ci sono tavoli, ci sono. Qua è solo una stanza del trono vuota. Eh, ci sono quelle che sono le panchine laterali. Almeno i resti delle panchine laterali. È un po' come se eh, qualche sedia messa in, in, in maniera semicircolare eh, abbastanza sfarzosa più si avvicina ovviamente al trono centrale. Uh, come se fosse un, una sorta di semicirco consigliare e, mh, ai lati della, del resto della sala dove ci sono le classiche sedute per gente che vuole partecipare o ascoltare o eventualmente dei mh, dei proclami oh, in totale ehm... le sedie sono sei sedie e il trono ok ci sono scale che vanno al di sopra nel senso no. c'è un ok cioè sì in realtà sì ci sono però non è che ti portano a un piano superiore c'è tutta la passatoia superiore come, okay. come nelle vecchie chiese dove altra gente può prendere e, e sedersi okay. la scala la trovi alla parte opposta rispetto alla parte pulita ok Ehm, sul trono c'è qualcosa no una parte è vuoto una parte è lo schifo assoluto io mi avvicino al trono e lo guardo un po mm. e... <coughs> ecco avvicinandosi di più al trono si nota che sopra alla parte della testa indovinate che cosa c'è inciso nel legno? AC. Chi è morto? Robic? No, uh, c'è semplicemente eh, il uh, solito e unico simbolo. Eh. Eh, vabbè. Non ci sono altri segni, altre cose, niente. Cioè... no, è una sorta di cripta che va sotto, solo quella scala lì. C'è solo quella scala lì. Vabbè, ci salgo se hai condizioni è in pietra, quindi non hai problemi. A parte, eh, se vuoi salirci, stavolta devi farmi una prova d'agilità, e vai. Quindi cosa mi sono perso? Che, sostanzial... che sostanzialmente non c'è un cazzo in tutto, solo una scala perfetto. Che adesso no. sta salendo. Ah. Si, sì, vedete Zeltur salire con mh, tanta, tanta, tanta difficoltà e poi, non si sa bene come lo, lo vedete scendere le scale col culo. What? È <ride> scivolato. maledette scale del cavolo, figlie di delle scale bastarde, porca puttana, maledette. <ride> maledette scale, figlie di scale, maledette, maledette. E. Ah, guarda, a posso parte... salire io se non ti spiace. E a parte un po' di male al culo Non è niente In posizione della Mani Ci riprovo No perché ci sono eh, su io Aspetta No ci può riprovare Ah eh, no, per, Nel ventre ero tipo salito stavolta, ho visto scendere. stavolta con vantaggio Perché sa Dove è scivolato E per fortuna Per fortuna, sì, stavolta non mi pare male, in realtà eh, prende mentre sale, eh, scivola ancora lì dove cazzo, stava scivolando prima. Però stavolta la prontezza dei fessi di fermarsi sul corrimano e salire. Arrivederci la voce che rimbomba da questa scalinata. Se è al chiuso, o nel caso, è eh, io che mi lamento brutte scale maledetti maledetti quelli che l'hanno fatta figli bastardi del non so in grado eh, e io sto ancora guardando un po il trono com'era e niente è un trono in legno forse se, se lo tocchi ti dico anche che, che, che rumore fa, okay. fa ehi no 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 non è solido è quasi come se fosse... Eh, spugnoso. Eh, sono sicuro che chi siedeva qui godeva della vista, ma non, ora non mi siederei neanche morto. Buon Dio, forse da morto, ma non adesso. Ah, e avete sentito okay. tutti il... Schifoso di quando sì. ha schiacciato il, il trono. Sì, sì. E nell'eco okay. delle imprecazioni elfiche, vedete l'elfo che continua a camminare. Vai verso destra, vai per forza verso. Se hai, se hai salito le scale, devi percorrere per forza tutta la scalinata da sinistra, al fondo a sinistra dove c'è l'entrata fino ad arrivare dall'altra parte in fondo, in fondo a destra fa tutto il giro okay. di sopra quello che vedi dall'alto è una una bellissima stanza che fa cacare ormai ma ai tempi doveva <ride> essere molto bella sul soffitto visto che ora sei di vicino Trovi dei grossi candelabri centrali. Cioè c'è ancora candela dentro oppure? O sono così, solo in terra? Così a vedere non riesci a capire se sono effettivamente il candele o è una qualche basetta alta in ferro mm. Ok, cerco la stanza io. Quale stanza? Hai detto che c'era questa stanza. Sì, vedi la stanza di sotto. Cioè, hai una visuale dall'alto di dove siete entrati. Ah, ok. Ok, sembrava... Insomma, ci guardi no. come un nobile vorrebbe vedere qualcuno. Mm. Guardali, plebei. È andato in basso. Esatto, esatto tutti tranne Marcus per ah, vi... perché allora... lui non è il problema. lui è, ne... <ride> è <ancora>, l'unico <allora. coughs> che ha lavorato per guadagnarsi la libertà cosa come? Eh? Eh? Chi? no, niente ah, ricordo ah. il bellissimo meme con uh, l'ammiraglio Aokiji e non mi ricordo chi cazzo era l'altro quello del magma Mm -hmm. Cioè, lo, Acairu. Stronzo... Acairu. Acairu, Acairu. lo stronzo lo stronzo che ha ammazzato e i di fuoco. Anche se mi chiedo di come cazzo possa una cosa corporea come la lava distruggere una cosa semi-incorporea come il fuoco, eh? Sai motivi... com'è? Se è molto, molto, molto più caldo, motivi di trama, cosa misteriosa? Motivi di trama: buco, letteralmente. Uh -huh. <ride> Già, uh, vabbè, no. insomma, uh, Slave must have to be free. Free, 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 non c'è così a me non viene in mente la libertà. Mi viene in mente free l'anime. Se non eh, c'è nient'altro oh. di sopra torno giù. e Nel frattempo vado in bagno. Eh, guarda, quando vai dall'altra parte riesci okay. a vedere che cosa che pulisce la roba. Okay. In quella parte di scala si è formato un piccolo laghetto di acqua. Quando piove, okay. cosa che sta iniziando a fare, e, e vedi, dell'acqua comincia a, a colare dal tetto, scendere giù per il, 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 il muro, entrare nel laghetto, e visto che lo riesce a vedere bene anche se in bianco e nero l'acqua da lì. Poi quando piove tanto, straborda, scende giù dal muro. E come un bellissimo ruscello, prende e pulisce tutto. Sì. A quanto pare deve accumulare abbastanza forza quell'acqua per scendere. Ehi, però fa delle delle curve alquanto strette a 90 ⁇ gradi tipo che cavolo cioè oppure il... sono curve naturali no, no sono curve perfettamente naturali ok allora torno giù senza morire spero e no, non serve stavolta ok e di qua riferisco agli altri e in off game vado, vado un attimo ai servizi E quindi oui. avete scoperto perché non c'è tracce di, quel, di tutto il resto, tranne dove sono caduti i detriti. Semplicemente l'acqua pulisce. Ok. E cosa sapete dirmi adesso? Io guardo Raspi e dico Rasp, vuoi provare a sederti sul trono? Molto spiritoso. Beh, poteva essere roba della tua famiglia, per quanto ne sappiamo, no? No, non c'entrano niente. Beh, qui non mi sembra che ci sia molto altro comunque. Ma che ci sia un meccanismo nascosto? Non credo. Boh. C'era qualcosa, poteva essere con la magia o con gli abitanti, ma... E di non magia... Non affatto. hai percepito niente. Esatto. Allora la stanza più deludente di sempre. A parte però questo suono. <ride> e tocca ancora il, il trono. Un attimo. Mettendoti a giocare con quello che è il trono, lasciandoti prendere come se fossi un bambino da Squishy Squishy, ad un certo punto, uno schizzo d'acqua putrida e fetida ti finisce nell'occhio. <ride> Me la sono cercata. Non è una sensazione molto piacevole. No, no, è proprio una sensazione di schifo. Beh, quantomeno l'elmo non mi è finita in bocca. Ti è finita nell'occhio. Quindi, eh. volendo, potrebbe anche essere finita in bocca. Eh, te lo sei cercato. Confermo. Però, no, però no, non ti è finita in bocca perché... Uh, semplicemente... Il tiro che ho fatto è troppo basso per dirti dall'occhio ti è entrata dal condotto lacrimale in bocca. E quindi tira la qua l'aspetti d'altronde, eh. e quindi io mi devo un attimo senso di pulirmi lo schifo. Poi gli altri quando non lo ti... so quando ti pulisci. Senti che oltre a essere schifosa, puzza anche da fare schifo. Beh. Devo fare tiro su sbocco? No, 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 non c'è tiro su sbocco. In giro per le strade Grazie di Lascan. In giro per le strade di Lascan dietro al Katla, si è sentito odori ben peggiori. È di origini e anche che da... questo sia piacevole e eh, sì ma gli odori che ha sentito sono odori fatti da esseri senzienti chiamati umanoidi ah, che le divinità ci proteggano e che la dea ci protegga soprattutto ciao E Marcus cosa fa che è sempre lì a Marcus... lui scruta Sì, lui scruta assolutamente. Scherzi. Non ho molto a... da fare, purtroppo. E cosa volete fare? Eh, direi che altro non c'è da fare. Ritorniamo alla capannina dove eravamo prima. Che ci venga il Diluvio Universale. Che nel frattempo ha già iniziato a scendere. E prima che inizi a venire giù, forte se non sta venendo giù, forte. Ti ho detto, nel frattempo, il Diluvio Universale ha già iniziato a scendere. Grandioso. E visto che vi state andando verso quella che è uscita, cominciate a vedere quello che è il rivolo d'acqua che va verso l'esterno. Ragazzi, potrebbe essere una stupida, ma se seguissimo questo rivoletto d'acqua, tornereste... Porterebbe all'ingresso, non è che farebbe chissà cosa. Beh, quantomeno proponevo qualcosa. Che poi noi siamo tipo in una zona molto basso, giusto? Non siete, una nella di no, scelta, no, siete, siete nella parte più alta. Siete nella parte più alta? alta. Ok, mi ricordo male io. C'è un'altra zona che abbiamo fatto uno stato verso il basso. Beh, no, sì, sì però... Avevamo provato a vedere, però era tutto sott'acqua. Anche eh... perché quando siete andati lì. Non siete dovuti salire. C'è altro. Non ci sono stanze, niente di niente. No. Quello che eh, a allora. quanto pare è l'enclave lì, non è dove vivevano, ma semplicemente dove si ritrovavano a parlare. Ok. E torniamo giù, ci sarà un posto dove tenevano le cose importanti, no? Non lo so e sinceramente non so neanche se mi può interessare. Beh a me interessa. Beh. Cosa sarebbe la cripta? Allagata? Nell'unica? Ma la cripta allagata è impraticabile. Pensavo stessi alla gala, giuro. Beh, adesso che sta piovendo è tutto, sì. Anche quando non pioveva. Vediamo mm. se ho... Alche spell Alche cose. Inventario. Mm. 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 Cosa vuol dire? No, non c'ho un cazzo. Senza contare che se mi buttassi in acqua il rapporto per la la, che vabbè che ho già, già lasciato, quindi che cavolo c'ho ancora. Andrebbe rovinato. Mm. Sì, assieme all'atto di proprietà. staremo o dormire qui andiamo alla casa che abbiamo aperto e chiuso che c'ha anche il sistema di allarme andiamo a dormire lì e poi andiamo Dov'è che dobbiamo andare poi Everlord Torniamo a casa mia si sì, ok Al altri di e eh, vai <susurra> Eh, scusami tanto. Da... Deve essere una Un gioia. Per mm? ah. come? Sai cos'è il bello? Che adesso sai perfettamente la storia di Rask e della sua famiglia. Io sì, ho capito, ma è come dire, ehi, hey, è come dire a... agli alleati, ehi, hey, ma guarda che quel tedesco che ha combattuto è stato costretto. Okay. Mm. No, a dire il vero, loro non hanno combattuto. Loro se ne sono sì, allontanati è... per non combattere. No, è, è, come e... dire, che, è, come, è come dire un alleato, guarda che quel tedesco, quel tedesco è partigiano. No, oppure è come dire un giapponese dopo le due bombe e, e vede un americano qualunque. Cioè. È, è uguale. Detto questo, quindi. Andiamo alla casa di. Sbinastri. Sì, potremmo definirla casa sua, visto che è un lontanissimo discendente. Beh, allora è casa mia, cioè nostra. Perché ho io l'atto. È casa. Mh, nostra. Casa mia, nostra. Casa. Mia, qualcuno dica casa nostra. Metta sotto la canzone dei russi, no. Non avevo in mente qualcos'altro. Tipo? Eh, cambia la A con la O. Sputin, no, 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 eh, cambia la, ca la A di casa con la O. La cosa esatto, un coso. No, 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 no. Cosa? Il caso, se mai a sto punto, ho decidete di. No, no, letteralmente cosa nostra. Mm. Cosa mia, cosa vostra, cosa nostra. No, <ride> io io l'ho capita adesso. No, no. alleluia Diciamoci un attimo. Ci sono voluto un attimo, lo ammetto, chiedo scusa. Eh dai, non stavamo più facendo cringe da un po'. E quindi tornate indietro, ci mettete lo stesso identico tempo che ci avete messo all'andata. Dopotutto, la strada la sapete, non vi siete fermati a fare tutti i check che avete fatto all'andata, quindi ci avete messo lo stesso tempo nonostante la pioggia vi ha rallentato un pochino che la pioggia non è più pioggia ora riuscite a, a capire sentendo l'acqua che vi arriva quasi alle caviglie dallo sco di contro mentre uscite del perché quella parte è perfettamente pulita ebbene sì Uh, L'acqua pare prendere una forza molto 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 eccessiva rispetto al ah, ecco vi siete leggermente accorti adesso che l'entrata è leggermente più leggerissimamente più bassa rispetto a quella che è la sala del trono. Quindi okay. il, uh, il corridoio è in salita o in discesa, dipende dal punto di vista però l'acqua prende troppa forza nonostante la pendenza c'è troppa forza in quell'acqua mm. e quindi per noi cosa vuol dire? che potremmo scivolare giù no mm. cosa, cosa vuol dire che mm. porca troia la cosa non mi piace. Per niente. È come uno scivolo. Mm, se non state perfettamente attenti, sì. Ok. Cercheremo di stare attenti. Ahah. Uh -huh. E siete stati usciti. attenti. e siete usciti fino in fondo. Siete arrivati ca alla casa dove dov potete dormire. Beh, la chiudo, eh, inizio a fare un po' da mangiare. Mi cucino un po' della razione se possibile, se no, se ho de de degli strumenti dietro, se no mangio la carne secca e le noci e tutto il resto l'unica cosa che potete mangiare sulle vostre razioni ok in realtà io potrei creare il bonfire che cosa te ne mm -hmm. fai? fa un incantesimo io si sì, eh, e che perché? te ne fai? Eh, crea un piccolo fuocherello se serve in una casa al chiuso? beh sicuramente io ho delle idee in una casa chiusa chiuso c'è un camino qualcosa dove c'è un camino? Lo, lo faccio all'interno del camino. Ok, avete anche il riscaldamento per la notte. Well. Così potete asciugarvi un pochino. Ovviamente la porta all'armare, porte-finestre, è sempre attivo e riuscite a riposarvi, potete fare quello che è un long rest, Ottimo. Senza, senza problemi, quindi riuscite a recuperare tutti quelli che sono i vostri incantesimi, tutte quelle che sono le vostre abilità giornaliere. <coughs> e ora è l'ora del risveglio. E tutto va bene, sta a voi. Eh, Mark, eh, leggi quello che ti ho scritto in privato. Eh, sto viaggiando, ma io veramente non ce la faccio. ho sembrando al sonno. Devo andare, a... mi devo svegliare alle 4 e mezza. Quindi, capito. Cioè, in caso. Sì, tu... sì, sì, è... Dove Ah ok, ho mm, visto... Scelta... Vabbè, vai a, vai a riposare, non c'è problema, tanto uh, avrei tirato ancora quei 5-10 minuti. Perché mm. quello che ho preparato è stato semplicemente il, il bellissimo enclave vuoto. Ok, mm. va bene. Quindi non ci sono svolti di trama, plot twist, cliffhanger. Stasera non c'è niente di questo. Ok. Uh, domanda stupida. Da... La casa sicura all'enclave quanto dista più o meno eh, io, io vado buonanotte notte a tutti notte. ragazzi allora. ciao, okay. ciao. Okay. Notte. Mm, quanto dista non più di un quarto d'ora 20 minuti oh. poi in base Volete alle condizioni che... puoi metterci anche quasi mezz'oretta Ok, com'è il tempo? Piove, non piove? Eh, non lo so, siete dentro o chiuso. Ma sentiremo da fuori nel caso se sta no. ancora piovendo. Non sentite la betta fava di un cazzo. Ok, faccio per aprire la porta. Contando che la stai aprendo dall'interno senza niente e che sai come funziona l'incanto. Non fai scattare l'allarme E fuori è una giornata A parte che sono circa le 6 del mattino eh. Però è una giornata Uggiosa ancora Ancora grigia okay. Bagnata perché ovviamente erano Fino alla notte prima ha piovuto ma è giusto però... certo che sia un'altra però non sta piovendo ancora è quello che a me interessava no, no 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 non sta piovendo è soltanto eh, una tipica giornata autunnale ok allora quello che nel caso se c'è qualcuno che mi vede prendo faccio per avviarmi ancora all'enclave centrale io penso che sto ancora meditando facendo i cazzi miei quindi se lui non dice niente no io non dico niente a nessuno ok Zeltur, e... non? come il buon Zeltur cioè il buon Franta scusate ci insegna never split, split the party sì, eh non so non so, ti ti ho dettagli ho Oh, non ho capito un cazzo. No, rip ripeti Robby. No, lo so che non bisognerebbe mai aspettare il party, ma questo è un caso a parte. E vabbè... Eh... Per motività di vita, ma se neanche ti vedessi io non ti seguirei, quindi... Sì, ma tranquillo, non voglio essere seguito proprio. Vabbè, mm, ci scriviamo poi in privato cosa vai a fare, cosa vuoi fare, cosa non vuoi fare e cosa ti interessa cercare evidentemente ti farò fare poi dei tiri ma... Ma in questo caso si può anche ruolare veloce perché comunque quello che succede è ritorno alla stanza del trono. Mi tiro Lo via so. il quanto dalla mano ma... destra, ma visto, che... ma visto che nessuno ti ha visto uscire, nessuno sa che sei uscito. Quindi questa parte di rollata resterà segreta tra master e giocatore. Per... giusto? Mm. Se invece qualcuno ti vedeva uscire, allora la cosa era diversa. <coughs> <coughs> boh, ragazzuoli belli per la prima live io. Avevo già intenzione di finire presto perché la mia tosse è ancora un po' presente, rompe ancora il cazzo. Sono riuscito Ehi, a fare live finalmente. Perché per fortuna oggi me ne sono stato in ufficio. Che bello, cazzo! Non ero fuori al caldo, ero seduto alla scrivania. Ho fatto, solo, ho fatto solo 5.000 passi. Solo Beato sì, te. Conta... contando che l'altro giorno quando ne ho fatti 12.000. Ho fatto tre ore in piedi su un palo a, a 15 metri d'altezza. Però vabbè, che... mm. sotto avevo soltanto il vuoto. Il vuoto cosmico. Proprio che bello il vuoto, una parola eh, così su. E, e, e soprattutto, ah, il, se, soprattutto se raddoppi le T da vuoto dici V8, mm, di, quello bello second... a benzi... di quello bello a benzina cattivo delle muscle car infamie stronze, right. oppure un bellissimo V12 di un Lamborghini. E va il bene trattore. il trattore ok <ride> che... e perché non allora un V6A così frizzante è pieno di problemi e... ma quelli, quelli sono dopo i 200.000 km anche prima 150. Eh. Anche prima, se non hai fatto la dovuta manutenzione come si deve. Eh, chi, chi la fa mai la manutenzione come si deve? Nessuno. Il sottoscritto deve fare comunque la revisione dell'auto domani, quindi ne so qualcosa. Uh, la mia manco, si accende più. Ah, perfetto. E ho finito, e ho finito di pagarla oggi. No. E... Ho finito di pagare le riparazioni oggi. E da lunedì che non si accende. Da lunedì c'è stato... Sembra... Ho provato ad accenderla, uh, ha dato okay. degli errori strani che non credo che possa avere quella macchina perché è troppo vecchia. Ok. Tipo, un, 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 una cosa che mi chiedo: ma come cazzo fai ad avere quelle, quelle informazioni dentro di te? Credo che abbia preso generato codice a cazzo. Ok. E il codice randomico paradossalmente è su un filtro di eh, no non mi ricordo su, su, sul filtro antiparticolato è una macchina del 2004 che cazzo di filtro antiparticolato vuoi che abbia oh, oh. È, un Beh, allora, è un euro 3 sì. diesel ho capito ma ce l'hanno tutte cioè nel senso antiparticolato no. interno del, del veicolo filtro dell'aria motore o catalitica si sì. il fap fintro altri particolato, quello messo dall'Euro 5 in poi sulle marmitte dei la... Ok. E... Mm -hmm. Ok. Ok, va bene. E quindi e la mia macchina non ce l'ha il Però ti dà oh. l'errore. <ride> ah. Ha generato questo errore randomico, il codice corrisponde eh. a un errore Renault realmente esistente. Che è quello del FAP? fa questa cosa? Tacca i poli della batteria? La batteria... Aspetta, come... la batteria è completamente staccata. Cioè, è, è attaccata ma quando ho cercato eh. di accenderla, poi quando ho fatto questa... La macchina è cominciata tattatatata, tattatata, È Beh. continuata così per quattro ore. Alla ah, quinta ora eh. è morta. Digami <ride> cos'è quel... Ta -ta 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 -ta. Le porte che si aprono e si chiudono. Oh, ti sei un po' giocato La centralina mi sa. eh no ma va me. porca troia che merda vabbè ascoltami vai e cosa fai puoi andare al um, ferro vecchio l'autorimessa se hanno una macchina uguale alla tua vedi se c'ha la centralina e fai lo swap si sì. anche eh, l'altra opzione era quella oppure eh, vicino a dove lavoro c'è una Scenic un del 2004 1500 diesel pari pari alla mia cambia solo il colore Boh, vedete cosa ti conviene fare in questo caso io invece signori vi saluto pure io ok eh... Poi dopo, Vabbè. prima di andare a una... del tutto, ti scrivo in privato le cose. Ok, perfetto. Ma detto questo, <coughs> vi Dile. salutiamo tutti da questo primo episodio in podcast della follia di Laga Alaskan, anche se in questo caso potremmo più dire Everlund, ma <ride> per questa notte è tutto. La Grazie. follia di Laga Neferum. A questo punto. Quasi la foglia di raga. Ok, vi dico. Dire. Vi do una buona notizia. Siamo Senti, arrivati Lago? al punto della mindstall. Dove potete fare il level up! Oh. Eh, quindi, prima di fare il level up. Dovrò fare un paio di discorsi. Quindi eh, okay. andate. Tutti quanti a quello che è il livello 14. Giusto. Mancano due livelli e poi. si passa alla parte finale. La follia. Devo ancora scegliere il titolo. E detto allora. questo, ragazzuoli belli. È tutto, noi. Ci troviamo alla prossima, che non so quando sia. Va bene. E no, a parte giovedì prossimo, per DD. No, intendo la prossima live mia dove porto cose. E detto questo, salutate night. tutti. Bye Da Zoldold. Ciao ragazzi tutti. bye. 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 E con la solita frase d'uscita, io vi auguro la buonanotte. Ricordatevi di seguirmi su YouTube, su Twitch, su Instagram, sul canale Telegram. Iscrivetevi al gruppo Telegram. Di iscrivervi effettivamente al gruppo Telegram. E detto questo, la risposta resterà sempre 42. Vi sbatto in Ending Sun. 30 secondi eh, di pubblicità. No, comando. No, sto finendo di parlare. 30 secondi di pubblicità e buonanotte.